Salve a tutti, ricercatori della terra piana e pretenziosi. Non c'è curvatura, solo prospettiva. Questo è un fatto di vita. E non importa se state osservando attraverso un telescopio, una macchina fotografica o un teodolite, o anche con i vostri occhi, quelli che vi ha donato Dio. Questo è come vediamo il mondo ed ogni teoria o nozione sulla forma della Terra deve tenere conto di questa semplice legge vera della prospettiva. La macchina fotografica è sul tavolo. Piatto, è una superficie piatta, a livello abbiamo 5 accendini tutti esattamente della stessa altezza. E come possiamo vedere in distanza, vanno a finire che sembrano diventare più bassi. E basta un po' di immaginazione per permetterci di percepire cosa potrebbe succedere se avessimo molti e molti altri accendini e se avessi un tavolo molto più lungo su quale metterli, ok? E così, se alziamo in alto la macchina fotografica e la portiamo allo stesso livello, adesso il nostro livello degli occhi, a livello con gli accendini, possiamo vedere che tutti gli accendini ci appaiono essere della stessa altezza, come in realtà sono. Ma nel momento in cui ci abbassiamo sotto questo livello, tutti gli accendini sembra diventino più bassi e quelli più lontani ancora più bassi. Inoltre sembra siano sempre più vicini uno con l'altro, nonostante la distanza fra loro è sempre uguale. Adesso ho alzato l'ultimo accendino in linea e l'ho messo sopra questo libro dal titolo Mille e una cosa che ognuno dovrebbe sapere sulla scienza. Quindi stiamo facendo un po' di scienza, ok? E vediamo cosa succede. Gli altri accendini sono sempre posizionati sopra il tavolo. E possiamo vedere che se portiamo la macchina fotografica ancora al livello degli occhi, ovviamente quello che si trova sopra il libro ci appare più alto rispetto ai restanti. Ora spostiamo la macchina fotografica in basso, verso il tavolo, e si vede che anche se quell'accendino verde alla fine è fisicamente più in alto degli altri, e questo accendino e questo accendino sembra siano più alti. Ancora una volta, questa è una semplice legge della prospettiva. Giusto? Anche se più alto, continua a sembrare più basso rispetto a quelli che sono di fronte a noi. Quindi, quando le persone cercano di dirvi che non riescono a vedere una montagna che è più alta di loro perché si è persa dietro la curvatura della Terra, se non hanno considerato o calcolato questo effettivo fenomeno, mentono o continuano la menzogna senza pensare da soli. Tutto quello che dovete fare è osservare. Grazie veramente.